Buonasera a tutti e ben ritrovati a una nuova puntata della Bella e la Bestia. Con me, come ogni lunedì, Paolo Caselli. Ciao Paolo, buonasera. Ciao, mi sento ancora più bestia. Deve essere un pezzetto, non ci si vedeva perché i miei impegni, devo dirti, a parte la Supercoppa Primavera a Bergamo, però facciamo il collegamento, è stato il rugby che mi ha travolto in senso fisico e non solo. In senso fisico, in che senso? Sai, quando se ti avesse travolto veramente, forse a quest'ora non so se saresti. No, niente, dei giocatori della nazionale, amici peraltro, erano fuori in Giappone, aveva battuto il Canada, e dice: adesso ti facciamo uno scherzo. Dici: guardate, 1-1 vi batto in terra tutti, scherza che buono, scherzi, ridevano come matti, però se ti vengono addosso loro ti travolgono. Sì, non ci sono dubbi. E io questa sera inizierei a parlare di Fiorentina femminile, di calcio femminile, poi dopo abbiamo anche un collegamento telefonico e preferisco rimandare a dopo l'argomento Fiorentina maschile, perché insomma, perché è ha giocato la Fiorentina. Bisogna proprio parlarne. Guarda, ha giocato la Fiorentina? Da Moreno Molla di Sky, parliamo di rugby nella trasmissione dalla B Malaca, ha detto: sai, io tifo per la Sampdoria e non riusciamo a trovare la via della rete. Moreno, ma scusa, è un anno che ci parliamo, non ha mai parlato di calcio. Cioè, lui è la voce di Sky per il rugby, mi parli di calcio. Bueno, proprio oggi no. Proprio oggi no, oggi facciamo no. Un altro giorno, esatto, facciamo. Esatto. Allora, Fiorentina femminile, non abbiamo avuto modo di parlarne la scorsa settimana, che durante l'ultimo turno di campionato, ovvero il quinto, il 2 novembre, ha pareggiato in casa col Milan per 1-1, una Fiorentina che comunque dopo la sconfitta in Supercoppa contro la Juventus aveva comunque offerto una buona prestazione, ma il Milan si è dimostrato squadra ostica, soprattutto una squadra cattiva a livello ovviamente agonistico, e quindi la squadra di Ganz, Maurizio Ganz, non so se ti ricordi, ha fatto un gol con la Fiorentina contro il Brescia all'ultimo minuto. Esatto, è tornato a Firenze da avversario, da allenatore, ed ha comunque conquistato un ottimo punto, un buon pareggio che tiene il Milan femminile in scia Juventus, tanto è vero che ad oggi la classifica vede Juventus 15 punti, prima in classifica, Milan 13 punti, Roma 12 punti e Fiorentina 10 punti, diventa quarta in classifica. Diciamo che quest'anno la Fiorentina femminile sta andando un po' a rilento, Paolo. Senti Michela, tu che segui le ragazze da sempre, ti leggo anche su Firenze Viola Super Sport Live i tuoi commenti sul Corriere Fiorentino, quindi ti seguo e non sui social, ma delle cose vecchie, e ti giro la domanda: per la Fiorentina tutta, dalla primavera alla prima squadra maschile alla prima squadra femminile, può essere un anno veramente per capirsi chi siamo, di ricostruzione, ci guardiamo intorno, Michela? Questa è una cosa che riguarda sia i maschi che le ragazze. Ma sicuramente per quanto riguarda la Fiorentina maschile e anche la primavera può essere assolutamente un anno di transizione, usa così, e quindi noi ci adattiamo e usiamo questo termine. Per quanto riguarda la Fiorentina femminile, in effetti io credo che sia un po' diversa la situazione. Non lo possiamo chiamare anno di transizione vero e proprio, perché la Fiorentina femminile comunque, anche se ha cambiato qualche giocatrice, anche se ha rinfoltito la rosa con qualche giocatrice, di base ha una squadra che insomma gioca insieme da anni, e quindi lo stesso allenatore, la stessa società, è cambiata la presidenza, è chiaro, però insomma c'è sempre Vincenzo Vergine che è il... Quindi mi dice, i punti di riferimento sono quelli? I punti di riferimento sono quelli, quindi Vincenzo Vergine, Antonio Cincotta che è l'allenatore, le giocatrici che comunque sia più o meno quelle che vanno in campo da titolari, di solito sono per gran parte le stesse dell'anno scorso, ma anche di due anni fa. Basti pensare a Capitan Guagni, basti pensare a Tortelli, a non lo so, Parisi, mi viene in mente Adami, mi viene in mente Mauro, Bonetti, insomma ce ne sono di giocatrici che sono a Firenze da tanti anni. Io credo più che altro che la Fiorentina quest'anno abbia cambiato qualcosa dal punto di vista della almeno per il momento, anche
diciamo dal punto di vista caratteriale, credo che ci sia una Fiorentina forse meno convinta, a volte l'ho vista troppo timorosa, soprattutto l'abbiamo visto così contro la Juventus e contro a volte anche qualche big del campionato. L'unica partita secondo me in cui ha giocato veramente bene è stata col Milan, più o meno tutta a livello combattivo, e il primo tempo con la Roma, che è stato un ottimo primo tempo. Però diciamo che quest'anno dalla Fiorentina femminile mi aspettavo qualcosa di più. Però è anche vero che ci sono delle squadre che si sono rinforzate ulteriormente e squadre che possono assolutamente lottare per i primi posti, per lo scudetto e per un posto Champions. Una è la Juventus, che ormai non è più una novità, diciamo la squadra da battere in questo campionato, il campionato femminile e non solo. Quindi c'è parità di genere, loro esatto, uomini parità o donne. Genere, esatto. Il Milan è sulla scia della Juventus, anche l'anno scorso alla fine è stato sempre in lotta per lo scudetto, tant'è vero che l'ultima giornata poteva vincere lo scudetto chiunque, Juventus, sì, Milano, Fiorentina. E poi c'è anche la Roma, che dopo l'anno scorso che ha un po' stentato, quest'anno invece insomma sembra essere una squadra molto più forte, molto più convincente. Quindi la Fiorentina si trova piano piano ad essere forse, come nel maschile, una squadra che cerca di stare dietro a queste grandi squadre. Non ci dimentichiamo tra l'altro che l'Inter, che è arrivata quest'anno in Serie A femminile, per adesso non sta dimostrando quelle che sono sicuramente le ambizioni del club nerazzurro, tant'è vero che in questo momento ha 5 punti in classifica ed è ben settima insieme al Verona, mentre mi fa piacere ricordare che Empoli e Florenza San Gimignano, dopo qualche partita difficile anche perché contro qualche big del campionato, hanno ottenuto risultati importanti nelle ultime gare e si sono posizionate subito dietro alla Fiorentina a 6 punti in classifica entrambe. Quindi diciamo che la marcia verso la salvezza c'è, nel senso è raggiungibile questa salvezza. Ricordiamo anche che il prossimo turno si giocherà tra 15 giorni praticamente. Si ferma tutto. Allora, Michela, io ti faccio una domanda. Io sono vecchio. Vai. Ero abituato, ma sai, i vecchi si abituano male alle novità. Fermava il campionato italiano di calcio. Per noi fiorentini era un dramma, perché non seguendo la nazionale ci buttavamo sulla Serie B, c'erano la primavera, potevamo buttarci sul femminile, visto che adesso c'è anche un campionato importante. Adesso si ferma il campionato di calcio, si ferma la Serie B, si ferma la primavera, si ferma tutto il calcio. Sì, no, la squadra femminile si è fermata questo fine settimana, riprende il prossimo fine settimana, sempre comunque per gli impegni della nazionale di Milena Bertolini, 2 partite di qualificazione ai prossimi europei nel 2021, 2 però partite anche importanti. Domenica si gioca, ecco. E quindi praticamente ci sarà il sesto turno di campionato, sarà anche un turno interessante, molto interessante, che vede in campo Inter Orobica, Sassuolo Tavagnacco, Pink Bari Fiorentina, quindi il Pink Bari famoso, si gioca, si ritorna, va bene. Esatto, è quello famosissimo. Poi Verona Empoli, Florenza San Gimignano Roma, sarà una bella partita secondo me questa, e poi il posticipo di domenica 17 novembre sarà Milan Juventus, e lì io credo che insomma sarà una partita molto importante anche per il proseguo del campionato, Paolo, perché il Milan ha la possibilità di superare la Juventus in classifica. In caso di pareggio la Fiorentina potrebbe avere anche la possibilità di agganciarle. Insomma, potrebbe essere una partita importante anche per la Fiorentina quella. Soprattutto per la Fiorentina, anche come giustamente sottolineavi te, numericamente, per avvicinare la zona altissima della classifica. La Fiorentina è zona alta, Brescia è zona altissima. E poi anche per misurare, Milan l'ha già visto nell'ultima giornata di campionato, per misurare anche un po' le avversarie. Sì, credo che sia molto importante, al netto anche che ho letto che la Fiorentina ha qualche acciaccata. Sì, anche Alia Guagni, che è tornata a Firenze dopo un piccolo infortunio, non sappiamo di che entità, però giustamente dopo la partita in nazionale contro la Georgia ha fatto anche un gol agli Aguagni, poi adesso ne parliamo, è dovuta tornare a casa e quindi non giocherà domani alle 14:15 contro Malta a Castel di Sangro, e la speranza è che possa comunque recuperare in vista di sabato, perché insomma Guagni è una pedina fondamentale
e poi è chiaro, non solo lei. Alia Guagni è una ragazza che sarebbe riuscita bene in tanti sport. Innanzitutto, perché ha fatto marcia anche nei 400, una 400ista la vedo veramente, veramente importante. Avrebbe potuto fare bene, visto l'esplosività, nella pallavolo, avrebbe potuto fare bene nella pallacanestro, sta facendo benissimo con il calcio. Ecco, lei è una ragazza che fisicamente qualsiasi sport faccia, credo che lo possa fare a dei livelli, non dico come il calcio, però ottimi. È veramente un atleta a tutto tondo, Alia Guagni. Anche nella dinamica di corsa, ha una dinamica di corsa bellissima a vederci, oltre sì. che potente. Ma non è una potenza... Ha una potenza... Elegante. Elegante, brava, la definizione giusta è una potenza elegante. Una potenza elegante, soprattutto ha una progressione che fa paura, esatto. Che potrebbe fare invidia anche a qualche maschietto. Sulla fascia, anche perché Alia Guagni può giocare sia a destra che a sinistra, tra l'altro. So dove vuole andare a parare, no, ma ancora, non ci casco. No, ancora non voglio andare a parare da punte parti. Ma una mezza idea me l'hai data. Adesso... Siccome la signora Lanza la conosco da qualche tempo, so dove mi vuole andare a portare, però non ci casco. Non ci cadi, va bene. A proposito allora, di nazionale, sì. Le piace la maglia verde? No, assolutamente no. Io sono dell'avviso, una volta ogni 50 anni, transeat, come diceva il mio amico Cicerone, ma... Semelinando licettin sanire. No, traduci. Una volta all'anno è lecito fare pazzie. Basta, eh. Esatto, anche perché veramente, ecco, la maglia verde con scudetto, tra l'altro neanche tricolore, quindi è una cosa, secondo me, lo posso dire, inguardabile. Inguardabile, ma non perché è brutta, è che non è italiana, non rappresenta non dà appartenenza. Sono d'accordo con quindi, te. Quindi non è il verde che disturba, è fosse il arancione, gialla, esatto, sarebbe uguale. No. A proposito di nazionale, facciamo anche questo resoconto, no? Perché la nazionale femminile sta facendo veramente molto bene. È chiaro che gli avversari per adesso sono quelli che sono. L'altro giorno, l'8 di novembre, la nazionale di Milena Bertolini è scesa in campo a Benevento contro la Georgia ed ha battuto la Georgia per 6-0. Insomma, era una partita di qualificazione. Avevamo già vinto in Georgia, se non sbaglio. Sì, sì. E quindi insomma la Georgia, che tra l'altro è rimasta a 0 punti in classifica nel girone B, comunque le reti di Linari, Guagni, Girelli, tanto per cambiare, doppietta di Sabatino e poi appunto questa nazionale che sta facendo veramente molto bene. Domani alle 12 novembre alle 14:15 a Castel di Sangro la nazionale italiana giocherà invece contro Malta, che ha fatto il primo punto proprio l'altro giorno, l'8 novembre, contro Israele 1-1. E, insomma, praticamente la classifica del gruppo B della nazionale italiana vede l'Italia a 15 punti, quindi 5 vittorie su 5. Danimarca 12 punti, Bosnia e Erzegovina 6 punti, Israele e Malta 1 punto e Georgia 0 punti. Devo dire, Paolo, che questo è un girone che insomma l'Italia vincerà a mani basse. L'unica... Però, sì, la Danimarca è questa, le squadre del nord Europa, perlomeno una volta, erano squadre assolutamente competitive. Sì. Però mi piace sottolineare che Israele presenta una squadra femminile, lo sport in Israele a tutti i livelli. Nonostante i problemi che attanagliano purtroppo la nazione del vicino oriente, mi piace sottolineare la presenza della Bosnia e Erzegovina, la quale, sapete bene, reduce dalla guerra nei Balcani, certo. Poi a maggioranza musulmana, dove lo sport femminile viene sempre guardato, non me ne vogliano, dai più radicali con qualche sospetto, mi fa piacere vedere che ci sia anche la nazionale bosniaca nel girone dell'Italia. L'apertura è importantissima. Avete, in Iran le donne possono tornare allo stadio, hanno un settore ospiti loro riservato, certo, ahimè. Però... E poi loro, che di solito sono vestite di nero, hanno portato sciarpe e bandiere dell'Iran che sono colorate ed è diventato un settore coloratissimo. Quindi il regime dell'Ayatollah si è trovato un po' in difficoltà perché non poteva andare contro i colori della loro bandiera. Certo. Però io credo che lo sport, guarda, ne parlavamo prima, il discorso sociale, parlavamo del Sudafrica, dove c'è una delinquenza, dove gli omicidi sono agli ordini del giorno. Lo sport può essere, anche se per poco, un motivo
un motivo di riscatto, in questo caso la vittoria della Coppa del Mondo di rugby. Io spero che sempre più sport vada anche in queste nazioni, in queste regioni dove non c'è libertà di pensiero, soprattutto dove le donne sono ancora considerate la ruota di scorta dell'uomo. Io spero vivamente che lo sport apra, come è successo tante volte, a far sì che ci sia assolutamente una parità di genere. Te lo dice uno che considera la pallavolo femminile più bella di quella maschile, proprio per il modo di comportarsi, di porsi. Il nuoto lo trovo bellissimo a livello maschile e femminile, come anche il tennis. Bellissimo, il calcio me l'ha insegnato te, come guardarlo giustamente, perché mi disse Michela: non lo devi guardare come guardi il calcio maschile, è una cosa un po' diversa, come la pallacanestro. Però ecco, l'apertura degli sport anche per la parità di genere, assolutamente. E a proposito di calcio femminile, insomma, ora io vi leggo quelli che sono le calciatrici in lizza per il Gran Galà del Calcio, perché il 2 di dicembre a Milano si disputerà la nona edizione del Gran Galà del Calcio AIC, e insomma, sono qualche viola c'è, Paolo. Guagni di sicuro. Allora, tra i portieri ci sono Giuliani, Marchitelli e Talman. Tra i difensori Bartoli, Guagni, Salvai, Gama, Tortelli e Boattin, quindi due viola tra i difensori. Centrocampisti Giuliano, Cernoia, Galli, Bergamaschi, Greggi, Caruso, Mascarello e Taisa. Attaccanti Giacinti, Bonansea, Mauro, Girelli, Bonetti, Bonfantini. Allora, l'unica giocatrice viola assente in questa lista è nei centrocampisti, anche se Mascarello è tornata in viola, perché Mascarello è una giocatrice che oggi gioca nella Fiorentina, e anzi volevo sottolineare il fatto che lei la scorsa settimana, quando c'è stata la partita contro il Milan, ha giocato la sua prima partita in maglia viola, quindi è stato un esordio per lei, giovanissima, e devo dirti, Paolo, che è una giovane molto 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 interessante, è una via di mezzo tra una giocatrice che riesce a impostare, a giocare di prima, ha una bella visione di gioco, cerca di verticalizzare il gioco, però è anche una tosta a centrocampo, quindi questo è, diciamo, è una ragazza che può essere il futuro della Fiorentina. Può essere il futuro della Fiorentina e il futuro del calcio, perché i centrocampisti di qualità e di quantità sono merce rara sia in campo maschile che in campo femminile. Hai citato le ragazze in viola, e poi abbiamo un'amica di Firenze Viola Super Sport, che è Bonanzea, certo, la quale segue Firenze. Poi un giorno la chiameremo. Tra l'altro è uscito un libro su Bonanzea, sì, la quale dice che è amica di Firenze Viola. Non lo so, questo bisogna... No, però una volta proveremo a chiamarla e chiederemo perché segue Firenze Viola Super Sport. Sì, infatti, anche perché, insomma, io credo che sicuramente una ragazza, io credo che possa essere solo Guagni nelle viola a vincere in queste tre classifiche. Prima, lo ripeto, Alia Guagni è una ragazza strepitosa, fa veramente la differenza, riesce, come dicono quelli bravi, a trasformare l'azione difensiva in offensiva in un amen. Ma è una ragazza che secondo me avrebbe potuto fare tranquillamente qualsiasi sport. Per quanto riguarda le attaccanti, credo che ci siano pochi dubbi, insomma, io credo che possa essere Girelli, no? Quella che fa sempre gol, insomma, anche Bonansea è una attaccante che a me piace molto, però insomma credo che Girelli sia la candidata a vincere il premio come miglior attaccante della stagione scorsa. Michela, tu prendi tutti i tabellini che arrivano e lei c'è Girelli, gira e ti rigira, trovi Girelli e Girelli segna, c'è poco da fare. E avere quelli che fanno gol fa tutta la differenza del mondo. A me piace moltissimo anche la mezza punta della Fiorentina, Bonetti. Sì, anche lei è una ragazza per la quale stravedo. A me quei giocatori velocissimi, elettrici, come li definisco io, che si inseriscono tra le linee, lei è molto brava, a me fanno impazzire. E poi lei è una che ha un tocco veramente particolare, che non è molto semplice da vedere nel calcio femminile. No,
almeno per adesso. È una delle poche ragazze a livello femminile che ha lo stop orientato. Cos'è lo stop orientato? Ricevono il pallone, di solito stoppano il pallone e poi pensano dove... Esatto. Con lo stop lei orienta già il pallone perché ha già in mente la giocata e esatto. Questo vuol dire avere... E disorienta l'avversario. Assolutamente, questo vuol dire avere una tecnica e soprattutto una idea di gioco che la fa essere un gradino superiore agli altri. Ecco, a me piace veramente tanto. Ecco Paolo, a te hai detto che piacciono molto, anzi non a te, in generale fanno sempre comodo gli attaccanti che fanno gol. Siccome mi hanno spiegato che in quel gioco lì bisogna buttare la palla in quella gabbia, e averne uno che riesce a buttare la palla in quella gabbia fa tutta la differenza del mondo. Te sei giovane rispetto a me, si dicevano un buon portiere, un bel difensore, un bel centravanti e uno che fa gol. Sì. Gli altri, praticamente la linea centrale. Esatto, gli altri sette trovateli voi. Esatto, no, anch'io l'ho sempre saputa questa regola, che poi non è una regola scritta, ma sono quelle regole spesso e volentieri ci si... E proprio stiamo entrando nella stagione invernale, un altro vecchio detto, quando dicevano che le squadre si vedano quando ci si mette il cappotto. Non so se l'avevi sentito dire anche te. Ed è vero, perché... Te lo sei già messo il cappotto? E io ho l'impermeabile, ancora devo capire bene che stagione... A Cagliari c'era Stefano Ballerini, io ero alla pallavolo femminile, ho visto il Bisonte che ha vinto una bella partita. Ma quindi... a Cagliari Stefano Ballerini aveva il cappotto? Aveva il cappotto, l'impermeabile, sì, ma non lo so, ma lui sfida gli elementi, lui sfida tutto. No, perché se le squadre si vedono quando ci si mette il cappotto... Ma infatti i limiti... Parlavi di questa partita Juventus-Milan e della Fiorentina. Adesso entriamo nella... Tu vedi quanta benzina è stata messa. Cominci a vedere le squadre, perché un'identità di squadra dopo questi mesi si devono vedere. A livello di Fiorentina, prima squadra maschile, si vede che a centrocampo purtroppo è finita la benzina. C'è poco da fare. Però è grave. Ora, ovviamente entriamo, diciamo, traslochiamo dal femminile al maschile. Ricordiamo purtroppo ieri all'ora di pranzo la Fiorentina ha perso una partita incredibile per 5-2. Perché secondo me, tra l'altro, la doppietta di Vlahovic conta fino a un certo punto, conta per lui, per il ragazzo. Assolutamente. Ma sul 5-0 io credo che il Cagliari abbia mollato e sono arrivati due gol della Fiorentina. Detto sì. Questo, cioè, per me la Fiorentina ha perso 5-0. Sì. Poi due gol di Vlahovic io li tengo per lui, per il fatto per che il morale, comunque sei morale, perché giovane, ha trovato eccetera. I primi gol. Esatto. Poi io... Però... Ne parlavamo stamattina con Stefano, io con Dusan Vlahovic ho un rapporto particolare, perché lo vidi arrivare, l'ho seguito sempre nella primavera. Ti dico che è un calciatore molto particolare, perché venne dopo la partita contro il Parma in zona mista e eravamo lì, è alto più o meno, e mi guardò con gli occhi torti, io gli feci la linguaccia, si mise a ridere, e Arturo Mastronardi dice: quando possiamo cominciare, si sono messi d'accordo. Sai, lo vedi ragazzino, lo vedi crescere, hai un rapporto particolare, quindi è stata una gioia incredibile. Però è vero, ieri la Fiorentina ha palesato soprattutto a centrocampo un Badele inguardabile, un Lirola non pervenuto, a averla avuta la Liaguagni, sapevo dove volevi andare a parare lì. Castrovilli, ragazzi, non può cantare e portare la croce da solo. Pulgar va su tutte le linee di passaggio, però la squadra è effettivamente stanca, anche perché per mille ragioni, se vuoi l'approfondisci te, la rosa è stretta. Ecco. E le due, noi giocheremo a Verona forse con Zulkowski, Benassi, Badeli. Ecco, io però mi chiedo, com'è possibile che il 10 novembre, ieri, la squadra è già stanca? Perché giocano sempre soliti, perché non c'è stato modo di fare fiatare nessuno, perché tirano la carretta, e per mille motivi non entro nel discorso della preparazione fisica, anche se è vero che se io sono Montella allenatore, venendo dalle esperienze di Genova-Sampdoria, Siviglia-Milan, le ultime partite con la Fiorentina, voglio partire discretamente. Infatti le partite Genova a parte della prima parte della stagione fiorentina sono state molto 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 belle, molto fisiche. La partita con il Napoli si è trovata tre punti in tasca senza sapere come. Sì, no, quello... Ed era una Fiorentina tutto. Assolutamente veloce. Ieri ho visto dei giocatori stanchi, al di là dell'approccio mentale, perché
tu l'hai vista come me la partita, pronti via, 5 minuti la Fiorentina avrà toccato 3 palloni. Sì, no, ma poi soprattutto prendere 3 gol in mezz'ora, insomma, è roba da pazzi, perché una squadra come la Fiorentina... Allora, i meriti al Cagliari, sì, quelli sì, perché il Cagliari ha costruito una signora squadra. Assolutamente. Con giocatori importanti, certo, che arrivano da squadre importanti. Da squadre importanti. Rog, Nainggolan, lo stesso Simeone, perché Simeone in una squadra come il Cagliari, come poteva essere una squadra come la Fiorentina, può fare bene. Non poi, dico la differenza, però poi può, sai, fare bene. Io credevo che la Fiorentina, io non ho fatto domande a Montella, perché dopo che hanno fatto 18, fare la 19esima diventa non facile. Sì. Poi c'è sempre, anche qui ascolto spesso Michela quando fa le domande, molto spesso quando fa una domanda molto tecnica corri il rischio di non essere seguito, perché mi hanno detto domande concise e dirette, che poi vada bene, l'interlocutore ti può rispondere tutt'altro. Certo. Però la mia domanda per Montella era, la Fiorentina non mi avrebbe mai risposto perché non svelano niente prima, però avrei detto, la Fiorentina può giocare sull'entusiasmo del Cagliari? Mi spiego, il Cagliari volava, la pressione era tutta sulle sue spalle perché doveva vincere con lo stadio tutto, ma la Fiorentina doveva essere brava a gestire e poi ripartire per mettere dei dubbi al Cagliari. Sì, siamo bravini ma non bravissimi. La Fiorentina proprio ha letto un'altra partita. Ecco, ma torniamo anche all'inizio, a Vlahovic. A Vlahovic. Allora, Vlahovic, giocatore che da inizio del campionato praticamente viene chiesto a gran voce, perché aveva dimostrato anche col Monza di saper risolvere le partite. Avere questo ragazzo, tu mi dirai, la primavera è un altro gioco, vero, però quando gioca in primavera fa la differenza da solo. Però vedi che è un giocatore che ha le stimmate del giocatore di calcio, lo vedi per fisico, per faccia. Per giocare a calcio bisogna avere anche la faccia, e credo che Vlahovic abbia la faccia giusta, quindi per me Vlahovic giocherebbe sempre. Vlahovic, quando rientra Ribéry, Vlahovic... Vlahovic, Ribéry, Chiesa, non ho dubbi. Quindi 4-3-3. Non ho dubbi, 4-3-3, trovino il modo loro, o Chiesa tutta fascia, se la vuol fare. No, per me non ho dubbi. Vlahovic è il numero 9 della Fiorentina. Noi vecchi si dice il numero 9. Ah, no, anche perché di numeri 9 a Firenze, insomma, ce ne sono stati tanti e anche fenomeno, bravi. Cioè. Ecco. Andiamo a chiedere anche cosa ne pensa di questo argomento del numero 9, di Vlahovic, e di come potrà e dovrà, secondo lei, giocare la Fiorentina dopo la sosta, a Gaia Simonetti. Ciao Gaia, buon pomeriggio, grazie di essere con noi. Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti, ciao a te, ciao a Paolo, che bella coppia. È la mia Gaia Simonetti. Certo. Ah, buonasera Gaia, no, credevo fosse una giocatrice, no, sei la mia Gaia, ciao Gaia. Non gli avevo detto niente. Non gli avevo detto tanti niente. Progetti in comune, insomma, no, ma per stare avanti. È vero, mi dice Gaia Simonetti, io pensavo una centrocampista. No, è stato un effetto sorpresa, non gli avevo detto niente. No. Come ci ha fatto la sorpresa la Fiorentina ieri? Quella era brutta, insomma. Sì, una sorpresaccia proprio. Non ce l'aspettavamo proprio. Mentre ci aspettavamo quanto ha fatto Vlahovic, vi stavo appunto sentendo, ascoltando, e concordo con voi. In pratica quello che abbiamo visto ieri era quello che noi ci aspettavamo, e quindi non sbagliavamo a volere titolare Vlahovic, o perlomeno a provarlo dopo quello che abbiamo visto anche sia in Coppa Italia, che insomma praticamente accese la luce quando ci fu l'ingresso in campo del giocatore serbo classe 2000. E quindi ecco, diciamo che anche ieri Montella ha capito che sì, è un giovane che insomma sta diventando sempre più una conferma, e quindi merita lo spazio che insomma si riesce a guadagnare. Ovviamente nel modulo tattico può cambiare con l'ingresso di Vlahovic, e io non lo so se rischia Federico Chiesa, infatti chiedo anche a voi, in un possibile ingresso di Vlahovic dal primo minuto, quanto può rischiare Federico Chiesa? Ma senti Gaia, una cosa è certa, che Federico Chiesa con Ribéry gioca molto meglio, anche perché può dialogare con una persona che parla, con un giocatore che parla il suo stesso linguaggio. Anche meglio. Sì, perché sai, Ribéry, sì, meno veloce, è vero. Però giocare con Ribéry Vlahovic non lo so. Io ripeto, siccome sono sempre dell'avviso che bisogna fare un gol in più degli avversari, io Ribéry, Vlahovic, Chiesa me la giocherei,
Anche perché la Fiorentina oggettivamente ha delle difficoltà a andare in rete. Ecco, ma voi siete per la teoria di fare un gol più degli avversari o di subire un gol in meno degli avversari, Gaia? Allora, intanto diciamo che i numeri dei gol segnati, tra virgolette, insomma, stanno ancora, fanno paura, nel senso che ci sono molti marcatori che non sono attaccanti, anche perché appunto al momento l'attaccante non lo abbiamo visto. Io sarei per segnare di più, perché la Fiorentina ora ieri non ha costruito, ma in molte occasioni riesce a creare, a costruire, ma non finalizza tantissimo per quanto crea. Lo stesso Montero aveva parlato anche dei due gol che ha fatto Federico Chiesa, ma sono nati da oltre 30 tiri, ecco, quindi vuol dire che insomma c'è questa difficoltà della squadra a, appunto, a finalizzare, e ovviamente se non segni è difficilissimo poter portare a casa i tre punti, questo è quanto io credo. Da ieri, ecco, da salvare Vlahovic, da salvare la tenacia di Caceres, che ha anche forzato sui tempi del recupero pur di esserci, e in certe occasioni anche Dragoschi. E poi, se voi siete d'accordo, io darei un bel 10 ai tifosi della Fiorentina, sì, e anche un 10 ai tifosi del Cagliari, quando al 13° minuto, ecco, gli occhi erano rivolti in alto, appunto le lacrime sono scese in più di un viso, e appunto e la maglia e la fascia di Astori appunto ha avuto una carezza da parte di Capitan Pezzella. Ecco, lì abbiamo visto il calcio umano, il calcio che insomma ancora riserva questi momenti di confronto, di emozioni e di valori. Sì, non ci sono dubbi, sono d'accordo anch'io su questo aspetto, Gaia. Per quanto riguarda i gol, ricordiamo che la Fiorentina per adesso ha fatto 18 gol in 12 partite, ne ha subiti 19, certo, 19 dopo, diciamo, i 5 gol subiti ieri è diventata una delle peggiori difese del campionato. Ne ha subiti 4 con il Napoli, 5 con il Cagliari, quindi in due partite ha preso 9 gol, all'incirca la metà. Io sono d'accordo con Gaia, al di là del fatto che bisogna anche vedere quelli che sono i giocatori che tu hai, perché se tu hai una difesa blindata puoi anche andare a vincere per 1-0, era un altro calcio, ma nell'81-82 la Fiorentina vinse la stragrande maggioranza delle proprie partite, quando ci fu la finale, la volata a scudetto alla Juventus, vincendo per 1-0, 2-1 con il minimo scarto. Però in quella difesa comandava Pietro Bjerkvud, che da solo ne valeva 5. Questa Fiorentina, pur avendo dei giocatori forti in difesa, perché Pezzella, Milenkovic e Caceres sono giocatori forti, subisce tante troppe reti. È un discorso che riguarda il centrocampo, perché come mi hanno detto tutti i miei allenatori, il primo difensore è l'attaccante, però il primo argine sulla difesa è il centrocampo. Non ci sono dubbi, che mondo è mondo, il centrocampo è sempre il reparto più importante di ogni squadra, sia per quanto riguarda la fase difensiva, sia per quanto riguarda la fase offensiva. La Fiorentina in questo momento è nona in classifica, 8 punti dal quarto posto, 6 punti dal quinto, sesto posto. Gaia, cosa più che altro, ci sono tante squadre, no? Perché non è il fatto di dire, sai, ce ne sono due, tre, no, ci sono tante squadre davanti alla Fiorentina. Ci sono sorprese, Michela, perché ecco, il terzo posto del Cagliari, certo, non credo che nessuno a inizio stagione avrebbe firmato per il terzo posto appunto della squadra di Maran, pur essendo un ottimo tecnico appunto mister Maran, però ecco, è diciamo un po' la sorpresa, è l'Atalanta appunto degli altri anni, insomma, il Cagliari di oggi, che tra l'altro si torna là a un centrocampo che insomma abbiamo visto con un uomo che li ha portati per mano, che è Nainggolan, sì. E qui torna anche il rammarico, ecco, di averlo voluto a Firenze, poi ovviamente il cuore lì ha comandato, ha seguito il volere anche della moglie in un momento difficile della vita, e quindi ecco, è tanto di cappello per questa scelta. Però ecco, sì, le squadre davanti sono tante, e poi ovviamente l'Atalanta è una conferma, il Cagliari, che dicevamo, una sorpresa, la Lazio a trazione anteriore va a mille con Immobile che segna appunto quasi sempre, quasi tutte le domeniche, quindi ecco, è molto difficile che gli altri possano interrompere il proprio cammino, e quindi è la Fiorentina stessa che dovrebbe accelerare o cercare di
forse di fare anche chiarezza, perché alla vigilia della gara Montella, se tu ricordi, aveva detto Cagliari ci dirà, è un test, ci dirà qual è la vera Fiorentina. Ecco, io credo che questa, speriamo di no, esatto, guarda, io stamattina Stefano ha letto le pagelle, ha letto anche la mia che ho messo sul sito, aveva detto, come dice Gaia, cerco delle risposte, e ho detto Montella, le risposte, beh, le hai avute, perché indubbiamente questa è una squadra che soffre. Io, Gaia, al di là del fatto che è un campionato molto equilibrato, la Roma va a perdere a Parma, e il Parma è una squadra, l'abbiamo vista a Firenze, che sa fare male, però il Cagliari non me l'aspettavo al terzo posto, è stata la sorpresa, vero? Però la sorpresona ad oggi è il Verona, perché io credevo che il Verona fosse molto più indietro in classifica. No, il Verona è una squadra ostica, tra l'altro la Fiorentina tra 2 settimane lo affronterà, e affronterà anche con delle defezioni importanti, tipo appunto anche lo stesso Castrovilli che non ci sarà. E quindi ecco, è una squadra ostica, e Pulgar, sì, ricordiamo anche Pulgar, è una squadra ostica che insomma ha dato del filo da torcere, ma lo stesso Lecce insomma ha dato del filo da torcere alla Juventus, e noi lo affrontiamo il 30 novembre, insomma. Non è un campionato dei più facili, ma soprattutto c'è anche la Fiorentina che delle volte si complica la vita da sola, vedi appunto ieri, e non solo, anche il primo tempo del Parma, perché se tu regali un tempo è ovvio che è difficile insomma portare a casa il traguardo. All'inizio della trasmissione, insomma, quando abbiamo iniziato a parlare di Fiorentina, abbiamo anche sottolineato la condizione fisica, no, della squadra, soprattutto il fatto di aver visto una squadra stanca. Io ti chiedo, Gaia, se secondo te è stato più importante in negativo il fatto di aver fatto una tournée in America nel momento cruciale della preparazione, oppure, visto che a Moena non c'era quasi nessuno della squadra attuale, se è stato più importante in negativo il fatto che la Fiorentina, la squadra, l'abbia praticamente costruita a settembre. Allora, io direi che è un mix di fattori, incide il 50% l'uno e l'altro. Ieri ero in televisione con un maestro come Raffaello Paloscia, lui stesso diceva, aveva parlato con un grande allenatore, e le trasferte, le tournée in America o insomma in altri paesi, proprio nel periodo estivo in cui c'è il ritiro prefissato, dove magari si costruisce la squadra, poi il fatto che la squadra non era ancora costruita, perché ricordiamo che Pradè è arrivato a giugno, ha cominciato ad operare sul mercato a luglio, ecco, diciamo che non sono condizioni favorevoli per poter appunto fare una stagione ad alti livelli, ma soprattutto non perdere l'intensità. Ieri quello che abbiamo visto è proprio una Fiorentina sulle gambe, una Fiorentina stanca, e una Fiorentina che non ha mai veramente cercato di arginare il Cagliari, perché veramente andava a mille. Quindi ecco, diciamo che è una concatenazione di fattori, e tutte e due incidono in maniera negativa sulla condizione, e oggi appunto ne vedi le conseguenze. Ora, con la pausa spero in qualche maniera possa aiutare per fare chiarezza, per capire quello che non è andato ieri, e soprattutto per ripartire e cercare insomma di avere dignità, perché ieri insomma diciamo che dispiace aver visto questa Fiorentina, ma dispiace anche per tutti i tifosi che sono andati a Cagliari da Firenze, una trasferta non proprio agevole, e insomma non è proprio stato uno spettacolo da vedere. No, assolutamente. A proposito di questa sosta, secondo te arriva nel momento giusto oppure no? Perché c'è chi pensa che dopo una sconfitta come quella di ieri sia meglio tornare subito in campo, chi invece magari dice vabbè, magari abbiamo da recuperare qualche giocatore al 100%, una cosa o un'altra, meglio aspettare e preparare al meglio la prossima partita. Ma io credo sia invece da sfruttare proprio per ripartire insomma da ieri, e quindi cercare anche di tirare le fila, di confrontarsi. Lo stesso Pradè ha detto ci sarà una sorta di confronto anche con la squadra, e anche per fare un vertice sul futuro, perché se all'inizio gennaio sembrava scartato per quanto riguarda le operazioni di mercato, perché c'è sempre la considerazione che gennaio non porta grossi acquisti in termini di qualità o di valore aggiunto, ora credo che la Fiorentina stia riprogrammando e cercando di capire se la coperta è corta e se è necessario inserire innesti per ruoli.
Io l'ultima cosa te la chiedo su Montella, ovviamente si è parlato molto di lui, tanti commenti negativi sull'allenatore, Montella sì, Montella no, nel senso è arrivato il momento di parlare di possibile panchina a rischio, oppure pensi che questa proprietà per adesso faccia quello che sembra aver detto di fare, ovvero l'allenatore per adesso non è a rischio? Allora, per quanto abbiamo letto di questa nuova proprietà, che è nuova un po' per tutti perché insomma è arrivata a giugno scorso, ovviamente la grande delusione di Rocco è stata palese, insomma ci sono state dichiarazioni dove appunto ha parlato di una Fiorentina che insomma è stata veramente al di sotto di ogni aspettativa, ha fatto i complimenti al Cagliari, a Vlahovic, quindi ecco la delusione della proprietà è molto molto evidente, però non credo che stia pensando ad un cambio del tecnico. Siamo alla 12ª giornata di campionato, ieri la formazione, almeno sulla carta, io chiedo anche a te Michela e a te Paolo, sulla carta poteva essere la formazione migliore, certo, un po' tutti si aspettavano, assolutamente, con Vlahovic dal primo minuto, quindi insomma non è tanto un discorso di formazione quanto di questo, di quello che è mancato, cioè della molla, dell'approccio alla gara, chiamatela come volete, dell'orgoglio, è mancato un qualcosa di più di quello che insomma era il discorso formazione. Quindi ecco, magari ecco, ci sarà magari dei paletti, cioè Verona può essere un test importante anche per capire come proseguire insomma per questo campionato, però al momento non sembra di capire da parte della proprietà la voglia di fare un cambio in questo senso. Non ci sono dubbi. No. Gaia, noi ti ringraziamo per essere stata con noi. Ti aspettiamo presto in studio. Poi sperando di commentare una Fiorentina vincente che ci faccia divertire, dai. Assolutamente. E poi anche, perché no, mi farebbe piacere parlare ancora anche un po' del tuo libro. Sì. Quindi magari quando verrai porta anche una copia del libro, così ne parliamo insieme. Mi fa molto piacere, Gaia. Sì, ci sono molti aggiornamenti, tra l'altro riguardano anche la città di Firenze e appunto altre borse di studio che stanno proprio nascendo da questo nostro scritto, che è una testimonianza di coraggio. Ricorda il titolo del libro, Gaia, intanto? Sì, Lettere senza confini, queste lettere appunto di madri ai figli che non ci sono più, ma che ancora riescono a parlare al futuro declinando il dolore alla speranza. Grazie, Gaia. Grazie, grazie Gaia, a presto. A presto. A presto, a prestissimo, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao. E se un allenatore insomma sembra per adesso non a rischio, insomma almeno fino alla partita di domenica, un altro che comunque è a rischio è quello dell'Empoli, Paolo. Ma guarda, stamattina da Pianeta Empoli, che ringraziamo, c'è stata una lunga intervista a Bucchi, che è questo allenatore che più volte ha ripetuto si sono trovati sotto 2-0 senza sapere come, ha parlato di sfortuna, ha detto che la squadra secondo lui gioca bene, la Gumina tornerà a fare gol, la vede rosea. Io però ho letto quello che ha scritto Michela Lanza, sembra che non goda più neanche i favori del pubblico, della società, non lo so. Del pubblico no. Assolutamente no. Comunque io ho visto la partita contro il Pescara, ricordiamo l'Empoli sabato alle 18 ha giocato contro il Pescara, ha perso in casa contro il Pescara, e la cosa assurda è che l'Empoli ha una squadra che è stata costruita per provare a tornare in Serie A quanto prima, insomma non vince dal 28 settembre, la partita era Empoli-Perugia 3-0, una partita che diciamo diede un seguito splendido alla vittoria del derby contro il Pisa, due vittorie strepitose nel giro di 4 giorni, e poi da lì 3 pareggi, 3 sconfitte, 6 partite senza vittoria per una squadra come l'Empoli che ha ambizione di promozione, mi sembrano un po' troppe. Ovviamente Bucchi è l'indiziato numero uno per quanto riguarda i possibili colpevoli, insieme a lui anche il direttore sportivo Pietro Accardi, che insomma è stato diciamo contestato allo stadio insieme alla squadra, fischiata a fine partita. Detto questo, c'è da dire che per adesso il presidente
presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi ha detto che Bucchi non è in discussione, anche se poi si prenderà 48 ore di tempo per pensare. Quindi c'è la classifica in Serie B è molto corta. Sì, è molto corta, però l'Empoli in questo momento, insomma, è decimo in classifica e non è poco, è a 8 punti dal primo posto e non sono, allora, sono pochi e sono tanti. Sono dipende, due partite e mezzo. Certo. La Serie B è un campionato molto molto lungo e l'Empoli è una squadra che è stata rifatta, come dicevo, oggi voglio parlare latino, ex abrutto, quindi da zero, però indubbiamente le aspettative per l'Empoli erano di essere una squadra favorita insieme al Benevento. Speriamo che questa sosta faccia bene a tutti, a Fiorentina e Empoli, e noi per quanto riguarda La Bella e la Bestia torniamo lunedì prossimo, grazie Paolo Caselli. Grazie a te Michela. Grazie alla regia e mi raccomando non cambiate canale, tra pochi minuti saremo sempre qua insieme anche al direttore Stefano Ballerini per Viola Supersport.